Allora, il camion è passato. Il cane qua sotto ha abbaiato a dovere. Le rondini hanno svolazzato nel cielo e... Ce la farò a finire questo video? Anno fa, per lavorare sui fogli elettronici, era quasi d'obbligo usare Microsoft Office. Il termine obbligo non è azzeccatissimo, nel senso che se lo voglio mettere in questo caso ve lo devo giustificare in qualche maniera. Due maniere, due modi. Il primo sta nel fatto che la suite era integrata in Windows, quindi non bisognava scaricarla dal web e soprattutto non la si doveva acquistare. Secondo, la scarsa concorrenza dell'azienda all'interno di questo mercato, nel senso che di alternative al vero Office, ragazzi, ce n'erano ben poche. E quindi automaticamente l'utente, per così dire, andava a ricadere sempre sul programma Word, Excel, PowerPoint e via discorrendo. Adesso non è più così. La casa di Redmond ha deciso di staccare questo insieme di suoi programmi dal suo SO, rendendolo a pagamento con persino più modalità di acquisto, andando dal classico pacchetto a quello 365 indirizzato a studenti e scuole, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, la tecnologia si è evoluta e ampliata. Compaiono le licenze libere, gratuite. Al programmatore gli si semplifica la vita, c'è più accessibilità e per questo sono potuti nascere metodi sostitutivi a questi programmi già noti, popolari e stabilizzati negli anni. Quindi, ora, di alternative a Office di MS ce ne sono molte, a bizzeffe addirittura, spalmate attraverso programmi desktop da installare, app per dispositivi mobili, software cloud con aggiornamento delle modifiche in tempo reale. Insomma, questo ambiente di sicuro è cambiato. Ora, è presente davvero della concorrenza e di conseguenza c'è molta più libertà di scelta da parte dell'utente finale. In questo video ve ne mostro una di queste alternative, si chiama OnlyOffice. Direi Only sta qui come un paradosso. Se andate a visitare tutto quello che propone l'azienda, vi accorgerete che non c'è solo il loro Word, Excel, PowerPoint, ma anche diversi servizi che passano per il cliente mail fino ad arrivare alla CRM, quindi molti, appunto, ripeto la parola, molti servizi, soprattutto legati alle aziende, no? Posso confermare quindi che questo OnlyOffice si presenta come un vero e proprio strumento di produttività, ecco, pronto a soddisfare esigenze legate all'organizzazione dei dati e soprattutto, questa è la cosa che mi è piaciuta, alla collaborazione veloce tra le persone. Poi magari lo capirete in qualche modo più avanti. Al di là di questo, però, voglio concentrarmi sul vero argomento del video, attraverso il loro servizio Docs, che racchiude tre tipi di programmi di foglio elettronico principali, gli analoghi Word, Excel e PowerPoint. Innanzitutto, è gratuito, è facile da installare. Le piattaforme supportate sono diverse, fra cui Windows, arriva fino alla datata versione XP, macOS, Android, iOS e il nuovo Harmony OS annunciato qualche giorno fa. Guardando la licenza, non può mancare ovviamente Linux con le sue distribuzioni, addirittura ce ne sono alcune dove è già preinstallato. Comunque, vista sempre questa licenza di distribuzione, comodo comodo, c'è il suo codice su GitHub, chiunque quindi può visualizzarlo, smanettarci, è un'ottima cosa. Allora, per la dimostrazione del funzionamento, opto prima di tutto su Windows, visto che la maggior parte degli utenti sono lì. Attualmente è disponibile la versione 6.2, per vedere tutte le novità messe fino ad ora, c'è questa pagina, così vi fate anche un'idea sulle funzionalità più particolari. È in compilazione la 6.3, l'articolo è aggiornato al 24 maggio, perciò dovrebbe mancare poco al rilascio.
tema scuro, scale di zoom, documenti protetti con password, salvataggio delle modifiche aggiornate a tutti i collaboratori e tante altre cose che vi lascio scoprire. Come dimensione, diciamo, che ci sta, nel mio caso 830 megabyte distribuiti sui tre tipi di documento, gli spetta teoricamente ad ognuno 277 megabyte. Questa è la schermata di benvenuto. Già da qui si vede la somiglianza, la familiarità con l'Office degli ultimi tempi. Ok, sto perdendo la voce. Eccole qui, documento, foglio di calcolo, presentazione. Sono contento che hanno questi nomi, non li hanno strani, sono molto intuitivi. Uno sguardo veloce alle impostazioni generali, ci sono logicamente anche poi quelle per singolo sottoprogramma. C'è quello che dicevo prima, la grandezza della grafica. Nelle successive versioni si avrà anche il 125, il 150, il 175%. Però direi che non c'è molto. Magari ecco, futuro vedremo in questa pagina la modalità scura, come anticipavo prima, via discorrendo. Allora, non intendo farvi vedere come si comporta un analogo Word, Excel, PowerPoint. È inutile, diciamocelo, mostrarvi come bisogna aggiungere un testo, una foto, come si sottolinea un titolo, insomma i funzionamenti di base, no? Più che altro preferisco farvi una comparazione generale col vero Office, no? Guardarlo un po' in superficie, quello che può fare questo Only Office, in modo da vedere dove sia un vantaggio e, brutto a dirlo, ma anche uno svantaggio, no? In alcune operazioni soprattutto. Quindi capire se è preferibile usare questo programma piuttosto che la controparte Microsoft. Prendo ad esempio il foglio blu, lo chiamo così. Di default avete già la misura orizzontale e verticale della pagina, potendo direttamente impostare il formato. Con Word dovete attivarle. C'è da dire però che quest'ultimo permette di ricercare più velocemente del testo, andando in alto direttamente a scriverlo. Invece qui bisogna aprire una finestra di dialogo, però almeno permette la sostituzione immediata del termine immesso. Funzione, cosa molto comoda. Su Inserisci, su Only Office, si può mettere subito un URL di un'immagine. Su Word potrebbe sembrare meno intuitivo questo passaggio. Per l'interlinea, la spaziatura del paragrafo, per il principiante è ottima questa soluzione che c'è a destra. Di solito su Word gli è più difficile trovarla, secondo me. Qui invece le opzioni sono in primo piano e perciò, diciamocelo, diventa più semplice e immediato personalizzare questi parametri. Senza che vada ad analizzare ogni singolo bottone, un po' come dicevo prima, già vedendo queste tre cose, ecco qui là, il vedere in superficie, Only Office risulta più semplice per l'utente comune. La funzione che vuole trovare ce l'ha già piazzata lì, no? Magari escludo la funzione cerca, anche se è un po' ambigua col bottone sostituisci, ma comunque il senso è questo, no? Il cercare di creare un programma il più semplice possibile per le persone che non fanno non vanno magari ad eseguire operazioni complesse e particolari. Ecco, quindi magari Office lo possiamo mettere più per gli utenti già abituati da anni con questi strumenti, magari Only Office per le nuove persone che hanno da fare qualcosa di veloce, no? Di immediato, che non vogliono quella particolare funzione che magari serve a fare quel colorino in più, quel colorino in meno. Ecco, per farvi capire. Una cosa che voglio mostrarvi è il plugin, come c'è su Office, per fortuna c'è anche qui.
per tutti e tre i tipi di documenti, quindi applicabili sull'analogo Word, Excel, PowerPoint. Ve ne faccio vedere un esempio. Ultima comparazione che vi faccio, il salvataggio guardando le estensioni supportate. Chiaramente su Office c'è molto più output, cioè non toglie che OnlyOffice prende le principali, non vi preoccupate su questo, quindi per l'uso comune ci sono tutte. App mobile iOS Android nel primo caso occupa 180 MB, nel secondo invece 235 MB per essere precisi per i più maniaci. Allora, sembrerà strano in confronto ai miei gusti, ma su Android è meglio. Prima di tutto perché è tradotto in italiano e anche in altre lingue che su iOS non ci sono, come il cinese ad esempio. Poi al primo avvio c'è un tour con tanto di illustrazioni, e su iOS passa direttamente all'area di lavoro. Come aggiornamenti c'è parità di rilascio, almeno in tempistiche. Le ultime versioni risalgono allo scorso marzo, per farvi capire più o meno la frequenza. È stata valutata molto di più su Android, quindi troverete recensioni anche più recenti lì. Su Linux, in particolare su Ubuntu, ho notato che il programma chiede meno risorse e occupa anche meno spazio. Anche qui rimane aggiornato come la controparte Windows e Mac, e a livello di salvataggio stesse estensioni supportate come i restanti SO. Praticamente rimane identico, tranne poche, ma veramente poche funzioni come l'aggiornamento automatico, che qui nelle impostazioni generali è assente la voce. Ebbene, con questo video io spero di avervi dato una valida alternativa gratuita alla suite di Microsoft. In descrizione lascio i link che rimandano alle pagine ufficiali di OnlyOffice, così potete provare. Se avete apprezzato questo video vi chiedo un bel mi piace per supportare il canale. Io vi aspetto in una prossima recensione, guida, quello che pubblico di solito.